Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi mostro i prodotti che ho finito per quanto riguarda la cura della casa. Come al solito non sono tanti, ma siccome questo genere di prodotti sono molto ingombranti, preferisco fare video un pochino più spesso. Allora, parto da un prodotto che vedete pieno, ma in realtà è finito e dentro ho messo altro. È il sapone per i piatti ecodetergente, formula sgrassante, limone e basilico di Chantecler. Questo qua ha il 100% di attivi di origine vegetale, completamente biodegradabili, ipoallergenico e testato a metalli pesanti. È un gel verde più chiaro di questo, liquido. Infatti con questa confezione spesso mi cadeva più quantità prevista di prodotto. Comunque è un prodotto non testato su animali. Il flacone è di plastica riciclata al 100%. Mi è piaciuto, sgrassa bene, ha una buona profumazione. Rimane comunque delicato sulle mani, quindi non ve le va a seccare, non utilizzo guanti per lavare i piatti. Mi è piaciuto tanto, l'ho acquistato al Tigotà e tra tutti i saponi, diciamo, di questo formato un po' più piccolo, da 500 ml, era quello che costava meno. Quindi oltre a non inquinare, risparmiate e comunque prendete un buon prodotto. Questo è buono, se c'è la ricarica la riacquista, altrimenti no, perché io questo qua l'avevo preso solo ed esclusivamente per avere un contenitore piccolo da tenere nel lavandino per poi andarlo a riempire con le ricariche. Quindi se esiste la ricarica, la coricarica la ricompro volentieri, veramente un buon prodotto. Ho terminato poi il detergente per pavimenti di Green Natural. Questo è un prodotto biologico certificato ICEA. È con oli essenziali biologici di timo, tea tree e lavanda. E qui c'è scritto che è adatto a tutta la famiglia e anche appunto agli animali. È stato un buon prodotto, una buona profumazione un po' erbosa ma fresca, lava molto bene i pavimenti e lascia questa profumazione in modo molto delicato nella stanza. Mi è piaciuto, non mi ha dato fastidio, non ha dato fastidio neanche alla gattina e tra l'altro è durato tantissimo. Non è un prodotto costosissimo, ha un prezzo abbordabile. Io mi ricordo lo acquistai al Sana approfittando dello sconto fiera, però comunque anche a prezzo pieno ha un prodotto molto abbordabile, veramente buono. Ho terminato poi questo qua, scusate se mi vedete storta, ma sto guardando il cavalletto perché il gatto si sta strusciando nel cavalletto, ho paura che butti giù tutto. Ecco, se n'è andata. Allora, vi dicevo, ho finito questa mousse multiuso igienizzante che avevo in realtà da prima che scoppiasse tutta questa situazione nel mondo. L'ho preso semplicemente perché era appunto indicato anche per gli animali. È adatto a superfici lavabili, cucce, lettiere e trasportini, neutralizza l'odore e profumo di eucalipto, vegan ok, testato al nickel, con materie prime di origine vegetale, completamente biodegradabile. Lo utilizzo per spolverare in camera tutte le superfici che ho, lo utilizzo appunto sì per spolverare, non lo utilizzo nella cuccia del gatto perché semplicemente quando vedo che ha bisogno di essere lavata la butto in lavatrice e faccio prima. Comunque ha una profumazione molto forte, molto intensa di eucalipto, era proprio una mousse, andava a lavare molto bene, non ha dato fastidio alla gatta, però devo dire la verità, un pochino di fastidio l'ha dato a me, nel senso che questa profumazione molto forte non l'andavo a richiedere sempre, ecco, avrei preferito una profumazione, sì, magari di eucalipto, ma un pochino più leggera, questa andava veramente a stasare tutto, quindi ecco, magari la profumazione ne avrei scelta una un po' più leggera. Comunque buono, dura un'infinità di tempo, veramente mi sarà durato più di un anno. Buono, un buon prodotto, ve lo consiglio, non so se l'ho già ricomprato o no. Comunque è un buon prodotto e anche questo non costa tanto. Ho terminato poi due pacchetti di salviette igienizzanti. Allora, uno è questo che mi era stato omaggiato al Tigotà con un acquisto che avevo fatto. Genio, è Arca Casa il marchio. Sono 60 salviette multiuso per tutte le superfici della casa, compostabili, vegan ok, anche queste. Niente, mi sono piaciute.
Non erano tantissimo imbevute, però sono rimaste appunto umide fino all'ultima. Hanno una profumazione, ragazzi, favolosa. Oh, io ho queste campane. Hanno una profumazione meravigliosa di basilico, proprio la pianta del basilico. Veramente una roba buonissima. No, di nuovo le campane! Ma voi le sentite? Non lo so, comunque continuo perché c'è questa chiesa accanto a casa mia, no? Ecco, io non sono credente, però non ho niente contro chi crede in qualcosa. Ma io non capisco come mai tutto il mondo deve sorbirsi queste campane, anche la domenica alle 8. Un pochino sono piacevoli, dopo anni che si sta accanto a una chiesa diventano insopportabili, veramente insopportabili, soprattutto la domenica alle 8, soprattutto quando si gira video. Comunque, non mi ricordo, profumazione di basilico buonissimo, io queste salviette le utilizzo per quando compro cose al supermercato, comunque in posti dove gli oggetti vengono toccati tante volte, appunto per dare una disinfettata appena entro in casa e poi per metterle a posto. Non lo utilizzo per pulire mobili, non l'ho mai utilizzato per pulire mobili, quindi non ne ho idea, non so come si possono comportare su mobili, lo utilizzo per gli oggetti e mi sono trovata bene. Però mi sono trovata meglio con queste salviettine qua della Lysoform, queste sono quelle credo classiche, rimuovono polvere, germi e allergeni, potere sgrassante, queste sono molto più imbevute, con una salvietta ci fate veramente tanto, mi sono piaciute di più, la profumazione è... una profumazione gradevole, comunque si sente, ecco, non sanno di basilico, sanno di un prodotto comunque disinfettante, utilizzate per lo stesso scopo, quindi non so come si comportano sui mobili, però per lo scopo mio sono andate benissimo. Poi, per quanto riguarda la lavastoviglie, ho utilizzato il Cura Lavastoviglie Pril, secondo me è il migliore, quando lo trovo in offerta lo acquisto, la lavastoviglie iniziava un pochino a puzzare, ho messo questo, ragazzi fa un profumo buonissimo, la lavastoviglie viene bella pulita e dura anche tanto, quindi io questo diciamo lo utilizzo un po' quando me ne ricordo, però diciamo che lo utilizzerò una volta ogni 3-4 mesi, una cosa del genere, quando sento che la lavastoviglie ha bisogno lo vado a prendere, fantastico, molto molto buono e in offerta a un prezzo fattibile. Sempre per la lavastoviglie le Fairy Platinum. Sono delle capsuline di detersivo, è un marchio che viene elogiato da tutte. Io le ho dovute buttare via le ultime perché la mia lavastoviglie non riusciva a scioglierle e rimaneva tutta la polvere di queste capsule dentro il cosino del detersivo, ne rimaneva tanto. Ho provato a darle a mia madre, ma anche mia madre ha questo problema, ne erano rimaste tipo 4 e 4 o 5 ho dovuto buttarle perché non sapevo veramente che farci, quindi ci sta però che sia un problema non delle capsule ma della mia lavastoviglie, non dico che sia il problema delle capsule, però sicuramente non riacquisterò più questo prodotto. Tra l'altro c'è scritto che è raccomandato da Whirlpool, che è la mia lavastoviglie, ma no, per me no. Per quanto riguarda invece la lavatrice, ho finito come ogni mese gli attiracolori Gamex, 1 euro, 10 pezzi, fantastici, non mi hanno mai fatto un danno, sono favolosi, io con questo ecco mi fido a mettere qualsiasi colore insieme, buoni, veramente buoni. Ultimo prodotto è il detersivo invece per la lavatrice ed è questo Lysoform detersivo igienizzante classico. Mi sembra che sia la seconda confezione che utilizzo, mi sembra di sì. E questa, a differenza dell'altra, perché l'altra mi ricordo era un boccettone con delle proporzioni, con una quantità di prodotto assurdo, questa uguale, questa più piccola ha 1,17 litri di prodotto, cioè che misure, fai 1,5 litri, fai 1 litro, non si capisce. Comunque,
Buonissimo, lava bene i capi, non lascia un odore forte. L'ho utilizzato per capi colorati, bianchi, sintetici, cotone, lo utilizzo per tutto senza stare troppo a guardare. Anche qua però il tappino per dosare, non c'è. Anche questa è un po' una cosa scomoda, cioè se dietro al prodotto ti danno una dose consigliata, metti anche un tappino oppure vendi un tappino separatamente. Comunque vabbè, io utilizzo un aggeggino che serve per fare dolci, che ormai lo tengo in bagno e serve per misurare i prodotti. Comunque, buonissimo, mi è piaciuto, se lo trovo in offerta lo riacquisto, veramente molto molto buono. C'è anche la profumazione, mi sembra la lavanda, vorrei provare quella. Bene, questi erano i prodotti che ho finito per quanto riguarda la cura della casa. Fatemi sapere che cosa avete finito voi, che cosa mi consigliate. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!